Il Lecce a trazione anteriore compie l'impresa di conquistare 9 punti in una settimana, compresi quelli della vittoria a tavolino sull'Atalanta, e si abbatte con forza sulla classifica di Serie B, forte dei suoi 8 risultati utili consecutivi. La vittoria di oggi sul Genova è stata convincente anche per i modi attraverso i quali è maturata, sin dal primo gol, arrivato all'ottavo su autorete di Pecorari, che devia nella sua porta il pallone crossato da Casale, con Stellone in agguato alle sue spalle. Il Genoa non c'è a centrocampo, più rapidi i leccesi, Edoardo deve darsi da fare per fermare il Lecce quando non lo ferma l'arbitro per fuorigioco dubbio. Poi però Sesa, nazionale svizzero osservato speciale di Grossi Club, va in contropiede e deposita un assist sul piede di Casale per il raddoppio a metà ripresa. Francioso da ex cerca di scuotere i suoi compagni, Cagni toglie un difensore per far entrare Pirri, ma il Lecce non se ne accorge nemmeno e dilaga. Stellone al 35esimo raccoglie applausi perché riesce a trasformare in gol un altro assist di Sesa dalla bandierina, ma è Casale a fare danni nella difesa ospite con progressioni che solo Edoardo riesce ad arrestare. Nella ripresa la partita sul 3-0 diventa più brutta, il Lecce rifiata e il Genova trova il gol della bandiera con un'incursione di Bucoia subentrato all'evanescente Nappi. Francioso ribatte in gol la respinta di Lorieri al terzo. Ma la partita non si riapre, anche perché Munch manda sul palo un colpo di testa e il Lecce può controllarla fino alla fine, cogliendo a sua volta due pali con Campolonghi subentrato a Stellone e cogliendo soprattutto il secondo posto in classifica insieme al Treviso, che domenica andrà ad incontrare. È un primo tempo straordinario, i ragazzi sono entrati in campo molto concentrati, hanno fatto vedere di aver raggiunto un grado di maturità importante sotto l'aspetto del movimento, sotto l'aspetto dell'interscambio dei ruoli, sotto l'aspetto determinante che può portare veramente questa squadra a livelli ancora migliori. Il secondo tempo non mi è piaciuto, devo dire la verità, perché insomma, i ragazzi devono essere più determinati.